Ho imparato a sparare al bersaglio a 5 anni. A 6 già andavo in piedi sul tagadà. Anche le mie prime cotte, i primi amori, li ho vissuti nel retro di una giostra. Per tutti era un mondo magico, un mondo di passaggio. Per noi era la quotidianità. I gaggi sono quelli che non girano, che sono fermi. I dritti sono quelli che girano praticamente. Diciamo i giostrai. Tra noi ci chiamiamo dritti, ma dritti non siamo in effetti. Dritti sono quelli che non girano, perché è faticoso, molto faticoso. Io ho interrotto una lunga tradizione, ma sono cresciuta tra mille racconti e tante volte mi sono chiesta come sarebbe stata la mia vita se avessi continuato a viaggiare. Mi sarebbe piaciuto parlarne con nonno Cesare, magari vederlo all'opera, ma è morto quando avevo solo 3 anni. L'idea di migrare giorno per giorno in posti diversi per me non mi fa nessuna fatica. Io vorrei che voi aveste sempre una strada aperta per un'altra cosa, non si sa mai nella vita. Dopo 50 anni del Luna Park e dell'Eo ci hanno fatto chiudere. Ora, se uno non c'aveva un'altra strada aperta, che faceva? Se poi, lavorando sempre, non si invecchia mai. Per me questo è il miglior mestiere del mondo che possa esistere, perché uno ci se nasce e basta. Anche perché noi gli diamo aria e fiamo qui 4 sordini. Invece fai il fruttarodine a comprare la frutta, poi noi diamo divertimento, insomma, via. Il campione dei campioni. Poi ti accorgi dopo veramente di quello che perdi. Che in effetti la carovana era un mondo che dava su tutti gli altri mondi.